TAG Heuer Aquaracer, l'orologio da sub di lusso per gli amanti dell'avventura. Il TAG Heuer Aquaracer è il risultato di un'evoluzione continua nel design e nella tecnologia degli orologi subacquei. La storia di TAG Heuer nel settore degli orologi da polso risale al 1860, quando Edward Heuer fondò l'azienda. Nel corso dei decenni, TAG Heuer si è guadagnata una reputazione di eccellenza nella produzione di orologi sportivi di alta qualità, e l'Aquaracer è stato uno dei suoi modelli più iconici. Il TAG Heuer Aquaracer è un orologio da sub di lusso che offre una resistenza all'acqua eccezionale. L'Aquaracer è progettato per resistere alle profondità marine più estreme. I modelli variano, ma molti di essi offrono una resistenza all'acqua fino a 200, 300 oppure anche 1000 metri, per la variante più professionale, rendendoli adatti alle immersioni profonde. Questa caratteristica è garantita da una cassa robusta e impermeabile, da una corona a vite, da un fondello a vite e da una valvola elicoidale per l'elio. Inoltre, la lunetta girevole unidirezionale con tacche permette di misurare il tempo di immersione in modo sicuro e preciso. Alcuni modelli sono dotati di un doppio fuso orario, di un cronografo, di un indicatore del mese o di un movimento solare. I materiali utilizzati per questo modello sono vari, come l'acciaio, l'oro, la ceramica o il titanio. Questi materiali conferiscono all'orologio una qualità e una durata superiori, oltre a uno stile unico e distintivo. I quadranti possono essere di diversi colori, come bianco, nero, blu, verde o arancione. Presentano indici e lancette luminescenti, che facilitano la lettura dell'ora anche in condizioni di scarsa luminosità. Il TAG Heuer Aquaracer è un orologio da sub di lusso che offre un design sportivo ed elegante. Questo orologio si ispira al mondo dell'acqua e della vela, con i suoi dettagli che richiamano le barche a vela e le onde del mare. Il bracciale può essere in metallo o in gomma, con una chiusura a farfalla o a fibbia. Il bracciale è comodo e resistente, adatto a ogni tipo di polso e di occasione. Il vetro dell'orologio è in zaffiro antigraffio con una lente ciclope, sulla data alle ore 3. Il vetro protegge il quadrante da eventuali urti o graffi. Il TAG Heuer Aquaracer è nato nel 2004, come erede della serie Heuer 2000 lanciata nel 1982. La prima versione dell'Aquaracer aveva una resistenza all'acqua fino a 300 metri. Successivamente TAG Heuer ne produsse una versione migliorata nel 2009 estendendo la sua resistenza all'acqua fino a 500 metri di profondità, per poi arrivare alla versione Super Diver dalla resistenza fino a 1000 metri, pensato per i subacquei professionisti. La collezione Aquaracer ha mantenuto lo spirito e le caratteristiche della serie Heuer 2000, aggiungendo però nuove funzioni e varianti, e rinnovando il design. Per esplorare gli abissi marini o più semplicemente per essere indossato ad eventi casual, l'Aquaracer sarà sempre pronto a soddisfare le aspettative con stile e affidabilità.